stata un'esperienza molto costruttiva, una giornata interessante. Davvero tanta roba, tanto materiale. Ci sono stati tanti spunti positivi per iniziare un nuovo anno in maniera più grintosa e differente dal solito. Perché come parroco ho scelto per i miei catechisti questo corso base? Perché intravedendo i video e parlando con degli amici ho intravisto sicuramente la sana dottrina. Ho visto un approccio molto umano e uno sforzo attraverso materiali buoni studiati per cercare di intercettare le attenzioni dei ragazzi. Mi ha colpito di più il vedere come comunque sia si può far catechismo ridendo, cercando di parlare di cose profonde, magari in un modo moderno. Ho capito già dei limiti che ho e niente, non si può fare altro che migliorare. Dobbiamo partire da noi stessi, nel senso, mi è piaciuta un sacco la frase uno dà quello che è, quindi se io non so, se io non ho imparato, se io non mi sono preparata, i bambini se ne vanno e non hanno capito niente. La parte psicopedagogica mi è piaciuta molto. È stata una giornata proficua, sono contenta che il nostro dono abbia avuto questa idea. Si smette mai di imparare stando con dei bambini ogni giorno, devi trovare sempre metodi nuovi, dato che si annoiano facilmente, c'è bisogno sempre di spunti e di idee. Partire da me stessa, non solo formarsi, ma crescere anche proprio personalmente. La cosa che mi ha colpito di più di tutto questo è che ho visto molto ben legato questi tre aspetti a cui facevo riferimento prima, cercando di armonizzare all'interno anche di un incontro il momento di insegnamento, il momento di gioco, il momento di relazione con i ragazzi. Ti amplia un po' lo sguardo, diciamo, determinate cose nessuno me le aveva mai dette, non ci avevo neanche pensato. Perché noi abbiamo tanto bisogno di imparare, di sentire anche altre esperienze. La sfida dei catechisti oggi, secondo me, è quella di innanzitutto accogliere la loro disponibilità di mettersi al servizio della Chiesa, ma anche indirizzarla verso il bene dei ragazzi nel servizio della fede, ma anche di vivere questo loro servizio come catechisti per la testimonianza della loro fede stessa come catechisti.